Guagliaro, guarda, questa è la nostra busta paga. Uno stipendio, una miseria. Come facciamo a campare con uno stipendiuccio e quattro soldi? E quattro soldi, quando ci arricchiamo noi? Mai! Io avevo avuto l'occasione l'anno scorso di marricchino. Oh, vero? E come, come? Volevo mettere a vendere scarpe e coccodrillo. I scarpe e coccodrillo? E me ne andai in Africa in ferie. Oh, vero? Ma appussai su un fiume. E il primo coccodrillo che avrete, poi l'acchiappai, mi buttai a rivo. Ma chi si non teneva le scarpe? E allora l'ho ributtato a mano, ho aspettato il secondo coccodrillo, niente, pure chissà, senza scarpe. Il terzo, il quarto, poi non va a portare al mondo, due settimane in Africa senza niente. Tutti i coccodrilli senza scarpe? Senza scarpe. Scusate, ma io coccodrillo la rubiava in tuo fiume? Sì, in fiume. Cretino, è per forza che sembra senza le scarpe. E le scarpe l'avevano rimasto in coppia e scoglie, no? Ma facendo sempre i stessi scherzi. Andiamo alla villa, passano un cuore le femmine, la rossa, stamma stamma di me è passato di giù. Che sta? Allora. Oh, che culo che te ne chiesto. Idiota! Ora glielo dico a mio fratello! No. È bella, dicelo a chi vuoi tu, sono già fratello! Ma stai facendo vero o stai pazziando? No, no, sto facendo veramente! Ah no, perché a me è gente che pazzia, mi tocchi dire! Voglio, il problema del lavoro è veramente una tragedia, eh. Casa la mente, il sciopero, qua non fatica nessuno più. Ma hai ragione. Ah, tu per esempio che fai? Come vivi? Che ci fai? Io sono pensionato. Poi si è da mezzo e botte. E c'è un muratore, ma arrangi, che ci fa? A che l'età fa ancora un muratore? E tu che fai? Ma stai facendo? No, io ho risolto. Ah, io ho risolto. Io scrivo. Ah, non so più la terra, tu scrivi? Fai un romanziere? No. Fai un sceneggiatore? No. Fai un poeta, che fai? No. Ma che scrivi? Ecco, bravo. E scrivo ognuno mio per far mandare una cosa di sorte. Dottoressa, senza perdere troppo tempo, in da certe cose ci vuole coraggio. Se da lui assurendo la bocca si deve levare, non ce la faccio più. Non vi preoccupate, anestesina, o spray, mettete ormai un bacio. La pinza in bocca è stracciata, tutte cose, basta che sono assurendo la bocca. Dottore, pur che esce sangue alla marona, però non fa niente. Non ci mettiamo paura di niente di nessuno. Non abbiamo paura di niente di nessuno. Ah, ma siete un uomo coraggiosissimo. Coraggioso, ah, uè. Ma mai vista tanta audacia? E allora forza, sedetevi. Come fai? Accomodatevi. Avanti il prossimo. Buongiorno. Buongiorno. Posso? Prego. Allora, lei è venuto qua per il colloquio di lavoro, giusto? Sì. Ha letto l'inserzione sul giornale. Come si chiama? Aldo Leonardi. Aldo Leonardi, perfetto. Allora, lo sai che cosa produciamo? Noi produciamo barattoli di pomodoro. Sì. Ok. Lei, prima di fare il colloquio, mi deve rispondere a una domanda. Ti guardi bene? Nota qualche cosa di strano? Sì, non te ne dai ricci. Fuori! Fuori! Avanti il prossimo! Buonasera. Buonasera, signora. Allora, niente, noi stiamo facendo dei colloqui di lavoro per un posto qua in azienda. Noi produciamo barattoli di pomodoro. Sì. Hai avuto già esperienze lavorative? Sì. Ah, benissimo. Senta, una domanda prima di iniziare. Sì. Mi guardi bene? Nota qualche cosa di strano? Non tenere le orecchie. Fuori! Fuori! Pronti! Fuori! Signor, ma chi sta perché a Lucca sei? Ma chi le sa rapazzo, voi che volete a me? Comunque quello che vi chiede, non dicite che non tenete recce, perché come riuscite a così, mi caccia via fuori e si mette a Lucca. Non dicite che non tenete recce. Non ci arrivo qua. Arrivederci. Avanti un altro. Messo. Prego, accomodatevi. Grazie. Voi pure siete venuto per il colloquio di lavoro, giusto? Sì, per il colloquio di lavoro. Sì, noi facciamo banda stagnata, barattoli per i pomodori. E pomarò? Esatto, barattoli per i pomodori. Va bene. Come vi chiamate? Ah? Il nome e cognome. Gennaro Quagliarulo. Gennaro Quagliarulo, perfetto. Allora, noi prima di iniziare io vi devo fare una domanda specifica. Sì. Guardatevi bene. Sì. Notate qualcosa di strano? Sì. Tenete il lente a contatto. Bravo, il posto è vostro. Grazie. Ok, positivo. Da lunedì potete venire a lavorare. Grazie assai. Ma come ve ne siete accorti? È perché si deriva per recchi, ci appoggiamo per lente a coppa, no? Ragazzi,
Voi che dite che siete uomini di cultura, seduti a scuola, sapete tutto, io sono poco più ignorante. Cosa. Allora, vediamo nella storia. Secondo voi, chi è stata la coppia più sfortunata per antonomasia? Yeah, tu per primi, yeah. Secondo me, il più sfortunato è stato Romeo. Perché? È perché teneva Giulietta e se l'è fatta appena. È spiritoso, fu comico, fu comico. No, secondo me il più sfortunato è stato Ulisse. Perché? Perché per conquistare Troia c'ha miseria e non sapete niente nessuno. Il più sfortunato di tutto quanto è stato Mastro Geppetto. Perché? Perché con una sega facettero figli. Salvate quante pezze? E l'orario che la dottoressa non si sfoglia? Sì, tu vuoi andare da morto? Ciao, mi scamo un grande spizzetto! Dottoressa! Sì, ragazzi, mi raccomando, non fate entrare nessuno. Salvato Gams! Salvato Gams! Salvato Gams! Salvato Gams! Si è assaltata! Si è assaltata! Si è assaltata! Si è assaltata! Salvato Reggibetto! Salvato Reggibetto! Salvato Reggibetto! Reggibetto! Sei sfilata a mutandina! Sfilata a mutandina! Sfilata a mutandina! Sfilata a mutandina! Se stai zanne! Una mia! Andiamo da loro! Ma chi ti ha detto? Ma papà! E perché? Ha detto che non è già sponsor il suo nonno! E avrà ragione! Voi siete più piccinello e ha da portare rispetto! Oh! Capitano! Riposo, dite! Capitano, sapete che io a giorni mi devo sposare? Certo, certo. Ogni tanto qualche amico mi fa un regalo, stanno facendo il busto tutto è quanto. Giusto! È vorrei giusto. Chiedere un piacere pure a voi. Se posso, perché no? Capitano, lo potete fare, gentilmente. Dite. Capitano, mi potete prestare il vostro furgone? E che navità fa? Sapete che, capitano, ho vinto un soggiorno a Parigi. E beh? E mi volessi appigliare. Amore. Tesoro. Sono troppo preoccupata su fatto che mi sta succedendo, che mi scordo i nomi di tutto quanto. Io poi mi scordo un nome mio, come già fa? Ma no, ma puoi pigliare la malinconia questo fatto? Non è che fosse l'Alzheimer, no? Ma con l'Alzheimer è un fatto temporaneo, transitorio, non ti preoccupare, un fatto che stai triste. Sto triste. Alessandra carissima, che piacere vederti. Comodati lui, è Carlo, un amico. Carlo. Piacere, Carlo. Molto lieto, molto lieto, molto lieto, molto lieto. Però Carlo. Un amico non gli ha offerto niente, una passarella. Una birretta. Sono Astemio. Scusa Astemio, che dà ma fa vedere? Un po' grazie. Dai figliolo, dai, su, confessati. Padre, ho peccato. Che cosa hai fatto? Ho peccato con Carmela. Anche tu con questa Carmela? Già 40 persone prima di te hanno peccato con Carmela. Ma tanto che bella, benedetti uomini. 10 Ave Maria, vai. 10 Ave Maria. Vai figliolo, vai avanti, avanti il prossimo. Dimmi figliolo, dimmi. Confessati. Padre, ho peccato. Anche tu. Che peccato hai fatto? Ho peccato con Carmela. Anche tu con Carmela. A sta Carmela non lo fa schifo niente. Vai, vai, 10 Ave Maria, vai anche tu, 10 Ave Maria. Avanti il prossimo. Ian, forza figliolo, confessati. Non hai il coraggio di parlare. Lo dico io a te. Hai peccato con Carmela? No, parriccia, io sono Carmela. Tu sei Carmela? Ma chi sei in un paese di ricciuna? Ma non vi imbarazzate, io sono un medico. Ho visto tanti uomini nudi, tante donne nude. Non vi imbarazzate. Tutto che sta faccio? Mi facete mettere a paura? No, di che siete strano? Perché nemmeno voi sopra siete proprio i capelli bianchi. E qua proprio nero, completamente nero. E voi volete mettere in preoccupazione con malata che è? E soddisfazione con malata che è. Oh, è inutile che c'hai, è inutile che te la vieni. Se asciuti incinta non fa niente. Poi creature sono una benedizione del Signore. E creatura la apre sempre la porta, la presta. E poi io mi sono poco. Alduccio, io. Poi Aldo, vieni. Buongiorno, Oscar. Buongiorno a te. Ciao. Ciao.
Ah, tu, ma credi, perché è un po' strano, un po' triste, che è successo? Sto passando un brutto periodo. Proprio 5 minuti fa, io, mia moglie, mi ha passato pure l'imbetto. E gli tocco di sotto un camion dei pompieri. Ringraziando la Madonna, non si è fatto niente. E sei fortunato, i mogliari ti aiuto sotto un camion, gli i pompieri, e non si è fatto niente. Andassi a Roma Maddalena, no? E gli tocco di sotto uno pompieri. E guarda che è successo, no? Ah!